Ecco come vogliamo il nuovo ospedale. Il direttore dell'ASL Luca Baldino, alla vigilia della storica firma di lunedì, spiega a Tele Libertà la filosofia che sarà alla base della struttura che sorgerà alla caserma Lusignani. Sant'Agostino, pubblicato il bando, l'ex chiesa di Stradone Farnese è pronta per essere valorizzata e affittata fino al 5 giugno, il testo è online. Nasce l'Agenzia per l'Affitto, emergenza abitativa, presentata la nuova iniziativa di Acer che cerca alloggi sfitti per sostenere l'utenza debole. Il medico filosofo nel mirino, Giorgio Macellari, primario di senologia, dopo 38 anni lascia l'ospedale di Piacenza e si racconta alle 21 su Telelibertà. Rifiuti in tangenziale, le vostre segnalazioni ci hanno portato all'uscita dello stadio e alla Farnesiana, dove lungo la strada sono presenti discariche a cielo aperto. Mi illumino di meno, tante le iniziative in città per celebrare la giornata dedicata al risparmio energetico. Piace e Pro, ultima fatica domenicale, le formazioni piacentine di Lega Pro impegnate in una sfida incrociata tutta toscana con Pistoiese e Carrarese. Dal mese di marzo sempre in campo al sabato, fiocco azzurro in casa biancorossa.